lascia la possibilità al pubblico di immergersi e di vivere i personaggi col loro occhio. Hanno una libertà di viversi Marcello sotto un occhio, un punto di vista loro. Quindi è un film che lascia aperto una visione altra. Marcello è un uomo che profondamente ha paura, è una persona anche un po' ingenua, direi, e che è un padre di famiglia, che difende la propria dignità di essere umano e difende la propria persona, che viene umiliato davanti alla figlia e davanti a tutto il paese. E si trova costretto per la legge, la mitica, la classica legge della sopravvivenza, di fare quello che ha fatto. Ma è un uomo che profondamente è pacifico e che ha paura. La cosa più difficile, che dico sempre, è dare una botta in testa a una persona, cioè proprio dare il colpo, anche che era finto, proprio fare il gesto di dare un colpo in testa a una persona non è che ti capita tutti i giorni, pure per finta, non è che lo fai. E a un certo punto Simone era diventato masochista, cioè tutto faceva tira, tira. E dopo io non riuscivo e tutta la troupe diceva tira, tira e tira. E tutti i set era diventato, sono loro che l'hanno ucciso a Simone, non io. Il rapporto con Matteo è un rapporto molto professionale, credo, è stato un lavoro, un rapporto molto professionale, comunque di due persone che vogliono fare bene un lavoro e che non scherzano, insieme agli altri, creando il senso della squadra, il valore della lealtà verso se stessi e verso gli altri e imparare a passare la palla anche e dare la possibilità all'altro di segnare. Si è fatto il lavoro prima e dopo, non è che uno si alza la mattina, fa l'attore così. No, c'è stato il lavoro preparativo prima, 3 mesi prima, sono andato a lavorare in una toeletta di cani, mi hanno fatto fare il corso per immergermi, che non mi ero mai immerso nella mia vita, come sub, e poi insomma, ho imparato a domesticare i cani un po', ad andare da questo signore Massimo Perla che addomestica gli animali per il set cinematografici e quindi ho imparato tante cose, mi sono messo in gioco. Poi a me piace anche sudare, ecco, mi piace sudare, non voglio niente regalato da nessuno, le cose le voglio sudarmele, non mi piacciono le cose non meritate, va. Significa che in questo momento c'è una grande responsabilità che addosso, cioè, che mi è stata data. La responsabilità di essere fino in fondo come ho iniziato ad essere, quindi mantenere i piedi per terra e di essere sincero con le persone che hanno creduto in me fino in fondo e di dire quello che penso